È un caldo soffocante quello che attanaglia da giorni il Padovano, temperature che hanno anche superato i 40 gradi come a Campo San Piero, temperature comunque sempre abbondantemente sopra la media sia nelle massime che nelle minime. Tante le chiamate di soccorso al 118 arrivate in queste ore per malori provocati dall'afa. Fortunatamente non si sono registrati casi gravi, ma il disagio provocato da questo clima prosegue. Mi butto a capofitto, entro, guido, condizionatore. L'aria condizionata. A manetta? Sì, magari un po' con i finestrini aperti per sì, stemperare un po', però da tanto che fa caldo lo stesso anche con l'aria condizionata. Cosa hanno chiesto oggi i clienti? Tantissime spremute. Tantissime. Poco caffè oggi? No, caffè piace sempre, però più spesso cose fresche, succhi di frutta, spremute, il caldo si fa sentire. Coraggiosa col caldo in bici? Ma è un po' di aria, cioè, si sta meglio di ieri. Oggi sta meglio di ieri, sono entrato alla valle, sono andato a prendere un paio di scarpe. L'assedio del caldo potrebbe essere spezzato presto, secondo le previsioni, da piogge che potrebbero portare un po' di refrigerio e magari anche aiutare la difficile situazione vissuta da agricoltori e allevatori della nostra provincia per la prolungata siccità.